Abitavo io, come potevo essere ricco? Ma poi la ricchezza è un concetto, la libertà finanziaria è un concetto personale. Per me sono 1000 euro, per l'altro sono 5000, è un concetto personale, libertà. Oh. Quel poter fare quando vuoi fare. Oh. Libertà emozionale, poter sentire quando vuoi sentire. Libertà di pensiero, poter dire e pensare quando vuoi dire e pensare. È libertà. Quanto costa questo? Magari niente, magari tanto. Dipende da quanto io pongo resistenza. Umiliazione. Tradimento. Aspettative non rispettate. Aspettative. Ciò che mi aspettavo che mi dessero. Aspettative non corrisposta. Oppure fiducia tradita. E ovviamente cosa mi porterà nella vita? A diventare un controllore e non fidarmi di niente, di nessuno, ma soprattutto non fidarmi di me. E tornando scusa di prima, più non mi fido, più controllo e più stringo. E più stringo non mi fidano più e non controllo e più. E ottengo sempre l'effetto contrario. Finché non lo capisco e tac, cambio. Tradimento. E l'ultima è ingiustizia. Prima si parlava di ingiustizia, di certe cose che non sopporto, non mando giù. Quindi aver subito torto o ingiustizie nella vita. E quindi la paura di subire torti, ingiustizie, la paura di subire continue manipolazioni. Il vedere gli altri che vanno avanti rispetto a me perché sono figli di Dio, perché hanno corrotto. Oggi il mondo, se lo guardiamo da un punto di vista oggettivo, ci sono tante ingiustizie. Però queste ingiustizie mi devono andare a un conto se le prendo e mi condizionano la vita, un conto le vedo che boh basta e comunque mi creo il mio mondo di giustizia fatta secondo i miei principi di utilità. E questo che faccio io, però questo ha fatto sì che io poi mi isolassi. Ci sta. Questo è lo scopo. Però sta attenta, attenzione a una cosa, che non ti stai isolando, perché qui stai condividendo, qui non sei isolata. Qui probabilmente il tuo pensiero è condiviso. Se in questo momento sentite quella sensazione di sì, magari la stanchezza, però qualcuno sente paura o sente una situazione di tranquillità, quella oh, oh. Perché tutti noi alla fine ci stiamo accettando, perché nessuno giudicherà il tuo modo di essere, perché ti accettano. Quindi sanno che tu hai la tua esperienza e loro hanno la loro esperienza. Quindi in questa situazione qua, in qualche maniera ci stiamo tutti accettando. Se c'è questa... O quantomeno dico, ok, ti rispetto per quello che è, perché tu hai il tuo modo di vedere, il tuo modo di sentire, il tuo modo di... è la tua esperienza. Ok? Tutto chiaro? Ok. Allora, abbiamo visto come si creano. Ok? Abbiamo visto il perché si creano, quindi il fatto nasco libero, poi succede un qualcosa che mi condiziona e mi va a creare questo scudo. Dopodiché abbiamo visto quali sono i principali, le principali ferite e come le risolvo. Scusa, umiliazione prima avevi detto vergogna, vero? Sì. Come le risolvo? Accettazione. Ma prima di accettarlo, osservo, accetto, sospendo il giudizio, perdono. Ok? Questo vuol dire mi rilego all'uno, quindi ritorno al mio io. È così difficile? Forse sì, ma non è impossibile. Io spero di avervi dato una condizione di possibilità. Ovviamente dipende da voi. Ok? Allora, prima di concludere, se poi vi interessa, Aldo, i
Ivan e Giada vi possono dare delle informazioni per i prossimi appuntamenti. Adesso non mi ricordo male, però ci sarà un workshop, che non mi ricordo più la data, comunque ve la dico loro, sull'intenzione e legge d'attrazione. Quindi un workshop, ma a differenza di stasera che è molto teorico, i workshop sono strumenti pratici, cioè quindi lavoriamo con dei fogli, cioè quindi è un lavoro fatto canalizzato. Poi c'è un altro seminario gratuito, tipo quello di stasera, che se non sbaglio è Liberi di cambiare, quindi andiamo a lavorare molto, andiamo a riconoscere meglio quei famosi blocchi del pensiero, delle emozioni e delle azioni. E poi il 7 e l'8 di febbraio, che sarebbe il 6, il 7 o l'8, invece c'è un corso sul potere delle emozioni che abbiamo organizzato in una scuola di yoga vicino ad Alessandria. Quindi è un corso di 3 giorni dove si entra al di sera, si lasciano fuori i condizionamenti e si lavora sulle proprie emozioni, ma condivise col gruppo. Ok, e anche lì, se avete bisogno di informazioni, chiedete a loro. Poi, dove sono quei fogli? Ci sono 2 fogli, allora. Aspetta, sì. Potete o chiedere a loro fuori informazioni o semplicemente compilate questo foglio con scritto l'interesse. Se lasciate il cellulare vuol dire che volete essere contattati per avere più informazioni. Se no, chi ha lasciato la mail, se è iscritto tramite il format del sito, riceverà poi le slide della serata, quindi il remember, e riceverà poi la password per andare a vedere il filmato della serata. Chi invece si è iscritto magari tramite altre persone e non ha lasciato la mail, la può lasciare qua. Ok? Quindi, bello, vedi tramite lui. Ok? Quindi questo, e l'altra cosa, se avete piacere di lasciare un commento sulla serata. Anche il prossimo seminario saranno argomenti come stasera che si aprono e si chiudono. Quindi questi sono i 2 fogli. Se avete piacere questo, io lo metto sul sito, o se volete avere informazioni, o lasciate qua, o chiedete a loro le informazioni. Ok? Vi lascio con... tutto chiaro? Ci sono delle domande? O non ce la fate più? No, quello che volevo dirti io. Al massimo mi mandate una mail e vi rispondo in privato. Che ho fatto fatica a conoscere l'amore incondizionato. Io mi sentivo molto disponibile verso gli altri, pieno di amore così. Poi... Madonna, e torna. Ho capito, non tornava. Ho capito che invece io lo davo perché avevo bisogno di amore. Ok. Non era più amore incondizionato. Era bisogno, era dipendenza. Attenzione che l'abbandono può diventare dipendenza, quindi l'aver sempre bisogno di un qualcosa o qualcuno e quindi paura di perderlo diventa dipendenza. Più che bisogno è la necessità di dare. Diventa una dipendenza nel dare. Era diventato un piacere, perché io sto bene comunque, emozionalmente mi appagava. Quindi non è che consciamente... Però poi non tornava. Magari è tornato sotto altre forme. Non mi interessava, me ne sono accorta al momento in cui sono stata male, che non c'era nessuno. Ok.